Assemblea di Confagricoltura Abruzzo, tema dell'incontro, la nuova PAC, strumento importante in un momento difficile caratterizzato dall'aumento dei costi, da crisi di mercato, costi dell'energia troppo elevati ed altre emergenze. In videoconferenza Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, che ha citato alcuni dei punti caldi che necessitano dunque di particolare attenzione. Argomento che abbiamo approfondito con Anna Maria Barrile, direttore generale di Confagricoltura. Intanto grazie a voi per l'opportunità di parlare con voi. Ci sono tante perplessità perché questa è una PAC diversa da quella a cui siamo stati abituati, è una PAC con meno risorse e con dei vincoli importanti sia sul piano dell'adempimento ad obblighi giuslavoristici, quindi in particolare il rispetto delle regole sul caporalato, sia in termini di rispetto di alcune regole di gestione ambientale che consentono l'accesso o meno alle risorse. Quindi è una novità di paradigma, è una novità in termini di risorse, è una novità in termini pratici e burocratici con nuove domande, nuove modalità di erogazione dei contributi. Quindi in un momento particolarmente delicato per le nostre imprese, alle prese col caro energia, col caro fertilizzanti, con l'aumento del costo delle materie prime, una nuova PAC diciamo più ristretta nelle risorse, più vincolante nelle erogazioni, spaventa. Eppure voi in qualche modo una piccola cosa penso che vi abbia soddisfatto, questa centralità della programmazione, che conta molto quello che voi volevate prima, però c'è questo rovescio della medaglia di una burocrazia che non finisce mai, insomma. La burocrazia non finisce mai, l'auspicio è che questo governo, che parte con i numeri forti e quindi con una capacità di mantenere stabile il quadro regolatorio, riesca a incidere in termini soprattutto di semplificazione degli adempimenti burocratici che si sono moltiplicati esponenzialmente e paradossalmente a ogni decreto semplificazione che abbiamo approvato. Cosa molto all'italiana. Molto. Ci sono due o tre punti, diciamo così, sensibili secondo voi da considerare come priorità? La priorità è sempre la stessa. Il piano strategico nazionale, nonostante il nome altisonante, rappresenta semplicemente lo strumento di programmazione delle risorse della PAC. Quello che noi chiediamo da tempo è un piano strategico per il comparto agricolo in cui si metta a sistema tutto il sistema di finanziamento, incentivi fiscali, risorse della politica agricola, risorse del PNRR per costruire l'agricoltura italiana del futuro in maniera coerente e focalizzata come è avvenuto in altri paesi europei. Ecco, sa qualcosa dell'Abruzzo in particolare, insomma, so che sappiamo il nostro assessore è da parecchio che sta dicendo che almeno per alcune voci, pensiamo ai giovani, i bandi o anche a rinnovazione saranno più snelli, quindi stiamo un po' alla finestra, però lei sa già qualcosa? Guardi, nell'Abruzzo io ho grande fiducia, non solo nella nostra Confagricoltura, ma anche nelle istituzioni che ci sono sempre state molto vicine. Oggi abbiamo anche l'onore di un sottosegretario ed espressione del territorio, quindi io sono molto fiduciosa. È chiaro che i giovani e la semplificazione sono due nodi indispensabili, perché i giovani hanno una capacità di innovazione, una propensione all'innovazione dei processi produttivi che naturalmente la vecchia generazione ha di meno come fisiologico nel ricambio generazionale, dunque bisogna incoraggiare con un quadro di regolazione semplice, accessibile, l'investimento in agricoltura dei giovani. Sarebbe, per questa terra in particolare, sarebbe drammatico non riuscire ad andare ad un passaggio di generazione che faccia crescere ulteriormente l'appetibilità del sistema produttivo. Durante l'incontro, oltre agli interventi istituzionali come quello del vicepresidente della regione Emanuele Imprudente, che è anche assessore all'agricoltura, hanno preso la parola alcuni rappresentanti di altri enti e associazioni come il Consorzio di Bonifica, il mondo delle cooperative e quello dei consorzi. Tra i sottosegretari del nuovo Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare c'è anche
un rappresentante dell'Abruzzo, il sottosegretario Luigi Deramo, che in questa dichiarazione traccia le linee guida che intende rispettare sia a livello nazionale che territoriale. Innanzitutto partiamo da un giudizio e un dato di fatto. Io credo che momenti come questi, che sono di confronto e che ci danno anche la possibilità di ascoltare direttamente la voce dei agricoltori, delle imprese agricole che giornalmente lavorano e producono, non possono che arricchire quello che è il quadro complessivo dello Stato, dell'agricoltura regionale ma nazionale in generale. Quindi benvengono momenti come questi. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di difendere il Made in Italy, i nostri prodotti che sono un'eccellenza nazionale e internazionale, difenderli e promuoverli sui mercati di tutto il mondo. Del resto la qualità dei nostri prodotti agroalimentari è fuori discussione, ineccepibile. Siamo leader mondiali e dobbiamo evidentemente salvaguardare questa ricchezza, che è anche storia, è anche cultura, è anche tradizione, è anche turismo, da realtà che stanno nascendo e che vorrebbero portare sui mercati cibo sintetico, latte sintetico, pesce sintetico, prodotti rispetto ai quali noi non condividiamo assolutamente nulla e non permetteremo che possano arrivare sulle nostre tavole. Poi ci sono tre grandi temi sui quali voglio concentrarmi nella giornata odierna, ma che sono già oggetto di lavoro nelle precedenti settimane: l'agricoltura delle aree interne, di una politica che eviti lo spopolamento, che rilanci l'altissima qualità del prodotto tipico delle aree interne. C'è il grande tema delle agroenergie, che è la sfida del futuro, e poi il tema delle infrastrutture, che infrastrutture necessarie allo sviluppo del mondo agricolo, rispetto alle quali le priorità in Italia e in particolar modo anche nella nostra regione e all'interno della nostra regione, nel caso specifico di oggi sul Fucino, sono delle priorità. Noi dobbiamo garantire che anche rispetto al cambio climatico ci sia sempre la possibilità di coltivare, di produrre. Lo dobbiamo fare mettendo nelle condizioni gli agricoltori di non avere problemi di disponibilità di acqua e quindi chiaramente con questo e per questo, insieme alla Regione Abruzzo, stiamo sviluppando una serie di ipotesi che poi la Regione già sta lavorando da diverso tempo, e dico che questa sarà la priorità rispetto alla quale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, evidentemente ci saranno delle novità. Fabrizio Lobene, presidente della Federazione Regionale di Confagricoltura, torna su alcuni argomenti sensibili, problemi che sono ancora in attesa di valide soluzioni. Certamente, anche grazie all'ausilio del sottosegretario all'agricoltura, ovviamente c'è bisogno di una dotta riflessione su tutta una serie di aspetti, dalla fauna selvatica per esempio, dall'aumento dei costi indiscriminato, da tutta una serie di politiche a livello comunitario ci stanno impedendo la normale pratica agricola, ci stanno proprio impedendo, di conseguenza noi vorremmo una riflessione seria con il governo. Ecco, senta, per esempio parlavo con un allevatore che dice ancora esistono delle problematiche. Certo. Molto, ecco, sono stati argomenti come quelli per esempio dai pascoli nella nostra, certo, regione, che sono stati al centro delle vostre attenzioni, ma la soluzione sembra essere sempre molto lontana. E certamente, si gioca sempre sulle parole, di conseguenza questo è un problema annoso che ci portiamo avanti da più di 20 anni. A più riprese abbiamo fatto tutta una serie di denunce che sono andate a concludersi poi spesso con esito positivo, e di conseguenza ci aspettiamo che alcune parole, non dico parole perché per esempio la parola detentore non è uguale a proprietario, quindi all'interno del regolamento si devono mettere dei termini ben precisi, dei paletti al quale puoi affidare tutta una serie di benefit.